Parto io, via tu. Allora, buongiorno, io sono l'ingegner Morosi, sono il capo struttura di una rete dei professionisti che ha permesso di realizzare questo progetto che oggi vedremo. È un progetto che è stato fatto con il finanziamento statale, quindi per la ricostruzione post-sisma del 2016. L'importo dei lavori è stato di 5 milioni di euro. E abbiamo ottenuto, con questo progetto pensiamo di aver ottenuto un buon risultato, partendo da quello che è stato fatto nel 97 di buono. Abbiamo migliorato l'edificio, pur essendo un edificio vincolato, storico, che come struttura si presta male ad essere adeguato. Siamo riusciti ad ottenere un miglioramento sismico del 60% circa, quindi trattandolo quasi alla stregua di un edificio di civile abitazione. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avuto anche un occhio al risparmio energetico. Questo è un edificio di 3.000 metri quadri, quindi molto grande e energivoro. Abbiamo fatto un isolamento a cappotto, abbiamo praticato sia in copertura che sulle pareti esterne perimetrali, e abbiamo ottenuto il salto addirittura di due classi sismiche, permettendo quindi di risparmiare, speriamo, insomma, sulla bolletta il prossimo anno per gli studenti. Abbiamo qui utilizzato delle tecniche tradizionali, che sono lo scuci e cuci e le iniezioni, e abbiamo poi utilizzato anche delle tecniche innovative che oggi sono state sperimentate e hanno dato ottimi risultati, quelle che sono le reti elettrosaldate in fibra di vetro e di basalto sulle murature, applicate con il sistema reticola esterno, che permette di rivedere e di ammirare ancora la tessitura muraria, e il sistema invece di rete tradizionale all'interno, in maniera tale da rendere massive le murature, rendere unitarie le murature a sacco di questi immobili, e farle e poi lavorare in maniera univoca. E questo ha portato, come ripeto, a un miglioramento sismico del 60% rispetto al 23% che aveva all'inizio. Quali sono le caratteristiche della struttura a livello abitativo? Quante stanze? Dunque, questa struttura era adibita a collegio per studenti e verrà adibita ancora a studentato. E verrà presa in gestione dall'Università di Camerino e permetterà di ospitare 127 studenti che verranno ospitati e alloggiati qui, in questo stabile dove stiamo adesso, con delle camere singole e doppie, e nell'altro stabile che noi avevamo chiamato casa per stranieri, con degli appartamenti di varie dimensioni che ospiteranno dai 4 alle 5 persone. Quanto sono durati i lavori? I lavori sono durati 2 anni, sono durati 2 anni e sono terminati 2 mesi prima della scadenza contrattuale. Questo ci siamo riusciti grazie anche alla collaborazione degli enti locali, sovrintendenza, USR e Comune, che hanno prontamente accolto le nostre richieste, sono stati sempre solerti nei sopralluoghi e nell'accontentare quelle che erano le nostre richieste, sempre nel massimo rispetto ovviamente della normativa.